Matteo Belegoni, ma il lavoro non è più un diritto sancito dalla Costituzione? Le chiedo questo perché lei ha fatto un intervento presso il sindaco Massimo Federici, contro il neopresidente di Promostudi, l'ingegner Bono, che al momento dell'insediamento avrebbe detto, il condizionale d'obbligo perché non l'abbiamo sentito personalmente, che il lavoro non è più un diritto, soprattutto per i giovani. Perché ha fatto questo intervento e perché ha chiesto le dimissioni? Io ho fatto questo intervento perché lo ritenevo doveroso. Dire che il lavoro non è un diritto significa ferire la nostra Costituzione, che non solo si basa, come c'è scritto nell'articolo 1, per l'appunto sul lavoro, quindi si fonda sul lavoro, ma il lavoro è anche quell'elemento di uguaglianza sostanziale che ci rende tutti liberi, secondo la Costituzione italiana. Allora, sentire il neopresidente di Promostudi che dice questa roba e oltretutto la dice ai giovani, in un momento in cui, diciamo storico, in cui un giovane su due è disoccupato e non certo per propria volontà, penso sia ancora più inaccettabile. Belegoni, una delle critiche più ricorrenti che viene formulata al sindacato è di garantire, cioè di tutelare i garantiti e di non farlo invece con i giovani che sono esclusi dal mondo del lavoro. Cosa risponde a questa critica? Rispondo che è una critica da una parte vera perché è più difficile rappresentare i nuovi bisogni del mondo del lavoro, però non è vero che il sindacato non fa nulla. Noi ad esempio abbiamo raccolto 3 milioni e 300 mila firme come CGIL per indire tre referendum. Uno di questi sarà per cancellare i voucher, tanto per citarne uno. Bene, i voucher sono una delle piaghe, ad esempio, che di più sta massacrando i giovani e sta destrutturando il mercato del lavoro. Quindi io penso che il sindacato stia provando a fare la propria parte. Certo è più difficile perché un conto è andare dentro una fabbrica e rappresentare i lavoratori, un altro è riunire tutti i lavoratori che hanno i voucher e cercare di conquistare un nuovo diritto. Benissimo. Questi ed altri argomenti questa sera a tamburo battente alle 21:30.